Grazie. No, anch'io sono rimasto colpito dall'aver anticipato la fine dei nostri lavori poc'anzi da parte del senatore Procacci, perché noi siamo qua ormai da un mese e mezzo a discutere della modifica della Costituzione già sapendo che non andrà da nessuna parte. Allora bisognerebbe fare una sorta di mozione d'ordine qui, a parte sapere chi ha detto al senatore Procacci come va a finire questa faccenda, e questo sarebbe importante acquisirlo agli atti, perché in effetti a oggi 315 quanti siamo, possiamo decidere, assumendoci la propria responsabilità, di andare anche contro il fato. Non voglio chiamare in causa altri tipi di Olimpi, perché sono sufficientemente ben rappresentati, altrettanto forti all'interno di queste aule. Però mi sfugge la razionalità di questo emendamento, cioè se dovessi partire dalla conclusione dell'intervento del senatore Divina, io vado nella direzione auspicata del Senato federale se posso votare il mio vicino di casa, perché è stato vicino di casa di un tot numero di anni, ma che non conosco, né potrò scegliere all'interno di una lista fissa se rimane questo sistema elettorale. Se invece un domani dovesse cambiare sistema elettorale, indipendentemente dalle qualità umane, scientifiche, etiche, morali, religiose, politiche dell'individuo, esclusivamente per il fatto che il mio vicino di casa va meglio di quello che mi viene suggerito provenire dall'altra parte del paese. Non starò a fare la lunga lista di esempi, vi compresi quelli del partito del senatore Divina, di persone paracadutate in collegi sicuri, perché non sarebbe utile. Faccio un altro tipo di esempio. Hillary Clinton, no, così parliamo di un Senato realmente federale e di una persona realmente nota, talmente nota da non essere mai stata residente se non una settimana prima nello Stato di New York, che poi è andata a rappresentare al Senato federale degli Stati Uniti d'America. Talmente bene da essere poi ritenuta talmente all'altezza da fare il segretario di Stato, cioè rappresenta la più grossa potenza nel mondo. Non essendo stata residente di Chappaqua, così si chiama il paese dove ha comprato casa assieme a Bill Clinton, per neanche una settimana. Allora, siccome qui Chappaqua, Chappalà, stiamo andando avanti un po', come ha detto poco fa la senatrice Poli Bortone, con una serie di dichiarazioni che sarebbero state meglio in un consesso politico di tipo diverso e non legislativo, io questo non lo ciappo qua e voterò contro, invitando tutti coloro i quali credono e sicuramente nel Senato federale, ma non in quello che è stato votato poco fa, ma ancor di più nella possibilità di far tornare ai cittadini italiani il diritto garantito per la Costituzione di scegliere direttamente i loro rappresentanti alla Camera e al Senato, facendo un po' l'economia di alcuni ragionamenti un po' strani come quelli del senatore Giovanardi, che insiste dicendo che se uno ripete la stessa cosa tante volte poi quella diventa verità. Ecco, è una nota autobiografica la sua, io lo capisco perfettamente, però qui invece noi stiamo cercando di affrontare la carta fondamentale della nostra Repubblica Italiana. Voto contrario e chiedo anche, se siamo alla fine, il voto elettronico, così concludiamo in bellezza la serata. Grazie.